Bentornati di nuovo in studio. Abbiamo lasciato il dottor Andrea Bianchi, abbiamo qui con noi il dottor Mauro Perugini, direttore sanitario Casa di Cura Villa De Pini Civitanova Marche. Buonasera. Buonasera. Allora, per continuare un attimo il discorso dell'intervento chirurgico di cui stavamo parlando prima, lei ci ha portato un filmato, ecco, Sì, ce ho lo vuole spiegare? portato un filmato di pochi minuti e spero non sia un pochino impressionante per i nostri telespettatori, ma tutto sommato è quello che noi facciamo ed è giusto che qualche informazione gliela diamo in questo senso. Ecco, questa è una paziente che entra in sala operatoria, anzi nella presala, questa è la sua deformità, vedete che ha una tumefazione, ha una deviazione dell'alluce. Questa è la fase dell'anestesia, viene in presala e questa è la preparazione all'intervento, si fa come in tutti gli interventi, si fa una pulizia preoperatoria. Questo è lo strumentario, molto semplice, proprio tre ferri. E poi quelle fresine di cui abbiamo parlato prima e che vi ho mostrato prima. Ecco, questa è la zona dove pratichiamo il primo buchino e poi attraverso il quale infiliamo il primo strumento, che è quello che lima l'esostosi. Se voi vedete, adesso stiamo livellando l'esostosi e qui viene fuoriesce tutto quell'osso triturato che era in eccesso e che, come vedete da questa immagine, blocca anche il movimento del dito. Quindi noi facciamo un'esostectomia fino a liberarlo. Infatti vedrete nelle immagini che ogni tanto proviamo quando il dito è completamente libero e allora ci fermiamo. Questa è la prima fase. Adesso abbiamo un metatarso deviato, un dito deviato, ma l'esostosi non c'è più, la cipolla non c'è più. Adesso con la seconda fresina si pratica una frattura del metatarso perché si possa spostare di qualche millimetro la testa verso gli altri metatarsi e quindi correggere la deformità. Questo è un tempo sui tessuti molli, si fa un piccolo forellino lì e si taglia un tendine che non ha più importanza, ma che tira molto l'alluce verso le altre dita. Questo terzo forellino è necessario in questo caso perché la signora aveva un dito nettamente deviato e allora, oltre alla correzione dell'esostosi, si pratica una seconda frattura che è sulla falange, nella falange, raddrizzandola come si vede dalla radiografia. Si fa una frattura che è più larga da un lato che dall'altro e conseguentemente si sposta la falange verso, allontanandola dalle altre dita. A questo punto l'intervento è finito, il dito si presenta così, se vi ricordate com'era all'inizio del filmato, si mettono tre punticini a chiudere questi buchetti. E si passa a una fase molto importante, che poi è quella del bendaggio. Non usando mezzi di sintesi, non usando viti, non usando fili, è chiaro che questo è quello che mantiene tutto. E allora ve lo faccio vedere, è un bendaggio un po' aderente, con dei tiranti che si applicano, con dei cerotti che fanno da tiranti e che si applicano sull'alluce. Infine viene tutto così, si termina con un bendaggio elastico e il paziente con questo bendaggio può camminare. Come vedete la nostra paziente scende dal letto e sia pur non proprio velocissima, ma insomma scende e cammina con i suoi piedi. L'importanza del bendaggio, noi non facciamo altro che raccomandare ai nostri pazienti di cercare di tutelarlo, di conservarlo. Qualche volta ci telefonano, dottore, mi è caduta la pentola con l'acqua sul piede. È un bel guaio perché quel bendaggio mantiene tutto. Quindi attenzione semplicemente a 15 giorni, conservatevi questo bendaggio come lo abbiamo fatto.
Quindi, dottor Mauro Perugini, noi abbiamo visto, ecco, ora come avviene l'intervento chirurgico, Sì. ma quali sono gli esami che una persona deve fare prima, ecco, di fare questo intervento? Dunque, a intervento semplice corrispondono esami semplici, ovviamente, perché come hanno benissimo illustrato i colleghi prima d'ora, l'intervento è minimamente traumatizzante, è molto poco traumatizzante e quindi questo non comporta l'esecuzione di un'anestesia complessa, ma un'anestesia molto semplice, un'anestesia locale sul piede e quindi gli esami sono molto semplici. Noi solitamente richiediamo l'emocromo, cioè l'esame del sangue che viene utilizzato, la conta dei globuli, bianchi, rossi, delle piastrine, l'esame della coagulazione per essere certi che il paziente abbia una funzione di coagulazione normale per evitare sanguinamenti eccessivi, nel postoperatorio un elettrocardiogramma. E naturalmente nella fase ancora preliminare, quando il paziente va dal chirurgo, deve portare con sé una radiografia, un radiogramma che è eseguito con il piede sottocarico, perché quell'immagine con il piede sottocarico è in grado di dare al chirurgo tutte le informazioni e le indicazioni necessarie e determinare anche il tipo di intervento che deve eseguire. Quindi il percorso di preparazione all'intervento chirurgico è semplice. Se poi naturalmente esistono delle patologie, delle altre malattie, queste vanno valutate prima dell'intervento. Il paziente viene sottoposto a una visita anestesiologica, l'anestesista che procederà a fare anestesia valuterà anche tutte le altre malattie preesistenti e quindi richiederà, se nel caso, anche ulteriori accertamenti, magari di tipo cardiologico, cioè, però solitamente per questo tipo di interventi non si richiede mai molto perché molto poco del paziente viene coinvolto in questo intervento chirurgico. Tant'è, così a scopo esemplificativo, questo è un intervento che consente di mantenere l'assunzione praticamente di tutti i farmaci che eventualmente uno prende a domicilio, salvo forse i farmaci anticoagulanti, quelli più importanti, che vanno sospesi e sostituiti per evitare l'eccessivo consanguinamento. Per il resto, ecco, gli esami preoperatori sono questi. Che tipo di anestesia viene utilizzata? Perché magari un paziente dice: Sì. io Faccio non mi opero perché ho paura del dolore. una breve premessa, io sono il direttore sanitario, ma sono specialista anche in anestesia e quindi ecco, questo mi porta a conoscere l'argomento. Noi abbiamo un'equipe anestesiologica molto valida e molto ben preparata proprio, oltre che nelle altre tecniche, ma in particolar modo per questa tecnica che richiede l'uso di un elettrostimolatore e un piccolo ago collegato a una sorta di batteria che consente di individuare il nervo che va addormentato con l'anestetico locale in modo tale che anche la quantità di anestetico locale sia ridotta al minimo. Quindi anche da questo punto di vista effetti collaterali dovuti all'anestetico locale non ci sono, non c'è da aspettarseli. Naturalmente si valuta se il paziente ha delle allergie agli anestetici o altri farmaci, quindi questo ci consente di utilizzare farmaci alternativi. Però diciamo, ecco, quindi la visita chirurgica, la radiografia del piede sottocarico, quei pochi esami ematochimici, un elettrocardiogramma, tutto ciò è più che sufficiente. Quanto dura il ricovero, dottore, per un paziente che si Guardi, il sottopone a questo ricovero per la intervento? verità può essere molto breve e direi, volendo estremizzare, che il ricovero è in funzione in qualche modo della residenza del paziente. Pazienti che sono vicini alla nostra casa di cura entrano, si operano e tornano a casa. Quindi il ricovero praticamente si esaurisce nel giro della stessa giornata. Quindi un day È un day hospital. hospital. È ovvio, se come noi abbiamo molti pazienti si rivolgono e sono da fuori regione, extraregionali, questo invece implica una presenza in casa di cura una sera precedente per fare i prelievi, gli esami del sangue, li facciamo noi, la visita anestesiologica e per maggiore sicurezza, visto che devono compiere un lungo percorso, medio-lungo, pernottano anche la sera seguente all'intervento chirurgico. E quindi questo li mette nella massima sicurezza, quindi parliamo sempre di ricoveri estremamente brevi. Ecco, dottor Perugini, quanto è importante l'informazione per un paziente, ecco, prima che effettui questo intervento? Perché magari a volte i pazienti non vengono ben informati, quindi si sottopongono Questo è un all'intervento non argomento sapendo. che il dottor Fonzoni e il dottor Bianchi hanno giustamente sottolineato. L'informazione è fondamentale. Il paziente deve ben comprendere l'intervento a cui si sottopone, quali sono le possibilità di miglioramento che questo intervento
garantisce quali sono anche le possibilità di complicanze che questo intervento può comportare. Quindi, ed esprime il suo consenso, perché oggi chiunque si sottoponga a una qualsiasi procedura deve essere correttamente e chiaramente informato e deve sottoscrivere un consenso. Nel consenso si dichiara di avere avuto informazioni. Insomma, per voler sintetizzare, non bisogna mai aver paura di chiedere, bisogna sempre chiedere. Tutte le curiosità e i quesiti vanno comunque sempre rivolti. A ognuno di essi c'è una risposta, l'importante è colloquiare. Diciamo che non perdere del tempo, impiegare del tempo con il colloquio, con il chirurgo e con l'anestesista è un tempo fondamentale a cui non bisogna mai rinunciare, non bisogna mai avere fretta. Il paziente deve essere consapevole di tutto il suo percorso di cura. E quindi questo chiarirà tanti aspetti e lo metterà anche in maggiore sicurezza, in maggiore tranquillità. Quindi quello che noi raccomandiamo è proprio questo colloquio, che deve essere esaustivo. Tra l'altro colgo questa occasione per dire anche che i pazienti qualche volta tendono a dimenticare, non riferiscono alcune cose. Bisogna recarsi nella struttura ospedaliera, nella casa di cura, alla visita, sempre muniti dei propri documenti sanitari personali, da cui noi possiamo poi trarre delle notizie che ci possono essere utili, precedenti ricoveri, precedenti malattie, esami e quant'altro. Allora, dottor Perugini, che cosa consiglierebbe alle persone che sono affette, ecco, da questa patologia? Guardi, una sindrome dolorosa del piede, la prima cosa da fare è rivolgersi, oltre che naturalmente in primissima istanza al medico di medicina generale, allo specialista, all'ortopedico. E l'ortopedico è in grado di fare una esatta diagnosi e di, sulla base di questa diagnosi, consigliare l'intervento chirurgico oppure una terapia di attesa, di mantenimento, l'utilizzo, come abbiamo detto, di altri presidi. Ecco, questa è la prima cosa. Dopodiché, diciamo, la nostra organizzazione ci mette in rapido e sicuro contatto con le equipe ortopediche e quindi da loro scaturisce la richiesta della prenotazione dell'intervento chirurgico, il paziente non deve far altro che provvedere ad attendere la nostra chiamata, che peraltro non avviene in termini molto lunghi, e quindi a eseguire quelle chiare e poche indicazioni che noi daremo loro. Però ecco, la sequenza è quella che le ho illustrato. Illustrato. Bene, noi siamo giunti al termine della trasmissione, ringraziamo i nostri ospiti, il dottor Mauro Perugini, il dottor Lorenzo Fonzone e il Grazie. dottor Andrea Bianchi che ci ha salutato prima. Noi vi aspettiamo la prossima settimana per affrontare un nuovo argomento e si parlerà dell'ematologia, ovvero le malattie del sangue. E sempre mercoledì alle 20:50 sul canale 11 e per vedere in HD sul canale 511, mentre il giovedì alle 20:45 sul canale 675. Vi ricordo inoltre che potete intervenire da casa alcuni giorni prima della trasmissione e porre le vostre domande, delle quali i nostri ospiti studio risponderanno. E il numero a cui potete telefonare è 071 75 74 372, oppure inviare un'email a onairtv@libero.it. Noi vi aspettiamo la prossima settimana. Arrivederci.